Torino Calcio, il 31 agosto ha compiuto 103 anni, 10 di questi nella massima serie dal 1978 al 1988, quando i lupi alpini davano filo da torcere agli squadroni del nord, Juventus, Milan, Inter, e i derby con il Napoli erano battaglie campali, dove spesso gli azzurri ne uscivano con le ossa rotte. Dopo 20 anni di tribolazioni societarie, fallimenti, retrocessioni anche in Lega Pro, i biancoverdi quest'anno puntano al salotto buono del calcio. Avellino è una piazza importante ed è un pezzo importante della storia del calcio italiano. Qui, su questo rettangolo, dove io sto tirando qualche calcio, hanno giocato campioni come Stefano Tacconi, Barbadiglio, Juarí, Ramon Diaz. E in questa piazza esigente il campionato di Serie B è solo l'inizio di quello che potrebbe essere un nuovo sogno, cioè il ritorno in Serie A dei lupi alpini. Insomma, un sogno che certamente accarezzano, ma i tifosi mostrano anche pazienza. Allora, principalmente speriamo di rifare il campionato dell'anno scorso, sperando che i nuovi innesti come Tavano, che è un attaccante comunque di categoria, potremmo magari cercare di fare il salto di categoria e provare la Serie A. Bellini, che fa un buon campionato, questo aspettiamo. Poi si arriva la Serie A e meglio ancora. Quello che vogliono un po' tutti qui ad Avellino è anche un ritorno ad un calcio sano e pulito, dove lo spettacolo più bello del mondo va di pari passo con i valori sinceri dello sport. La prima di campionato è un banco di prova importante per gli irpini. Domenica 6 settembre saranno in trasferta a Salerno, è il derby campano, molto sentito dalle tifoserie. Speriamo che sarà una giornata di sport. Così